Mosè.F attraverso Francesca R. 28 settembre 2023. Bentrovati. Oggi è sempre. Se volete potete fare le vostre domande. Volete fare prima voi? Faccio io. Le domande che vorrei fare sono due. La prima è questa. Mosè era un medium o un profeta? O era la stessa cosa? Nel corso dei tempi il termine medium ha preso un significato più corretto nell'intesa di tramite, mezzo, ma i profeti altro non erano che mezzi. Profetizzare, essere capaci di vedere l'oltre, l'andare oltre il piano di appartenenza, è la capacità dei mezzi e quindi dei profeti. Nei tempi vostri passati i profeti erano soprattutto rivolti a una visione in chiave religiosa, perché l'argomento che riguarda la crescita e l'abbattimento dell'io, spesso nel corso del divenire del luogo terra è passato attraverso un divenire religioso o coperto dalla religione, dal significato della religiosità, perché il cercare il qualcosa che portasse alla conoscenza di chi si è doveva essere sempre rivolto attraverso la figura, l'immagine di un Dio. Questo perché il concetto di Dio, di assoluto e di non separazione ma di inclusione totale e di essere, di divenire, era molto complicato da spiegare. Lo è tuttora a voi, pensate in tempi completamente differenti. Ovviamente si è cercato di portare attraverso i mezzi del tempo il messaggio di abbattimento dell'io. Abbattimento dell'io, se andate a vedere le tavole della legge cristiana, i cosiddetti 10 comandamenti, altro non sono che la prima scozzonatura, diminuzione, riduzione importante di quello che è l'io. Tutto filtrato da un messaggio del religioso, della religione di appartenenza. I profeti erano questo, come lo erano alcuni sacerdoti egizi, come lo erano alcuni sacerdoti
Celti, in realtà profeta, mezzo o altro, santone, trovate tutto quello che è un mezzo se ha la capacità di andare l'oltre e vedere e di comunicare in un qualche modo più o meno appariscente con gli altri piani di esistenza. Mosè, tra l'altro, era un profeta, quindi un mezzo particolarmente dotato, anche se il proprio io e il messaggio dell'epoca dovevano per forza essere filtrati da tutto quello che permeava quel momento. Andare troppo avanti era troppo per l'evoluzione del momento e non permetteva di camminare e di evolvere e di divenire in maniera corretta. Ricordatevi che nei messaggi che passano attraverso le situazioni vere non si andrà mai a bloccare un camminare, un divenire corretto, un evolvere corretto, ma si farà in modo sempre di permettere che questo avvenga.